Nessuno deve rimanere indietro, era uno dei manifesti con i quali io iniziai la mia attività politica nel 2013 facendo l'attacchino in campagna elettorale, e me lo ricordo bene quel manifesto che attaccavo perché era quello che mi piaceva di più. Nessuno deve rimanere indietro. Era uno dei principali slogan della campagna elettorale del Movimento 5 Stelle nel 2013. Questo è la nascita e la rivoluzione culturale che è cominciata da quell'epoca. Io penso fossero in pochi nel 2013 a pensare al reddito di cittadinanza, forse le associazioni dell'Alleanza contro la povertà avevano già iniziato una riflessione, ma penso che quella rivoluzione culturale che ha voluto portare il Movimento 5 Stelle si sta svolgendo e sta portando a dei risultati e sta avendo una sua efficacia, perché ci si accorse per tempo che fuori dalle stanze della politica c'era un disagio che stava crescendo, un disagio dovuto alla crisi economica, ma dovuto probabilmente anche al modello di sviluppo verso il quale ci stiamo incamminando, perché se voi pensate alla robotizzazione del lavoro, io tutte le mattine venendo su in autostrada passo davanti a un grande stabilimento che sta costruendo una grande cella frigorifera robotizzata, che sarà un grande vantaggio evolutivo per quell'azienda perché sicuramente ampierà fette di mercato e è un investimento produttivo importante, ma quell'aumento, diciamo, di capacità produttiva non corrisponderà ad un aumento di manodopera, anzi, probabilmente ci sarà una manodopera che sarà di tipo operaio, diciamo, non voglio dire di basso livello, insomma, che non necessita una grande formazione anche a livello scolastico, sarà rimpiazzata probabilmente da persone che dovranno fare un percorso di formazione molto più elevato, ma che saranno in numero minore. E quindi ci sarà anche un problema di riduzione di richiesta di manodopera. Quello è un esempio, ma il trend a livello globale è quello. Quindi questa riflessione che partì nel 2013, che va avanti, è una riflessione che io sono contento abbia contaminato tutte le forze politiche. Quello che ancora manca, quello di cui siamo stati accusati e ancora sento oggi qualcuno che ci accusa, è che noi volevamo regalare i soldi per stare sul divano. Mi ricordo il presidente Bonaccini quando si parlò per la prima volta di reddito in queste aule, ma qualcuno lo sento ancora oggi. Invece il cuore del provvedimento che presentammo noi, ma che poi abbiamo già presentato anche a livello parlamentare nella scorsa legislatura, è il progetto di attivazione. Cioè lì dentro è previsto un percorso di persone che in un periodo della loro vita in cui sono in necessità perché la crisi, perché l'espulsione dal mondo del lavoro, perché quello che sta succedendo ha creato delle sacche di povertà e di bisogno, gli diamo un sostegno per formarsi e reimmettersi nel mondo del lavoro. E per questo è fondamentale, e anche qui abbiamo insistito in commissione perché questo fosse inserito, la rivoluzione dei centri dell'impiego. Per come stava parlando Calvano, non capisco, uno, perché non l'abbiano fatto nella legislatura precedente, la riforma dei centri dell'impiego, dove mentre anche lì saltavamo dal provinciale al regionale al nazionale, riaccentravamo tutto, però perché non abbiamo qualificato i centri per l'impiego, e anche qui, parlando di centri per l'impiego e di fondi sociali europei, Calvano dice: ah, ma voi volete pagare il reddito con quei soldi lì? Ma io intanto mi chiedo, ma noi intanto abbiamo pagato i centri per l'impiego con quei soldi lì, che forse non erano proprio adeguati. Come Regione noi abbiamo accettato di pagare parte dei soldi dei centri dell'impiego con i fondi europei, che forse invece andavano destinati in altra maniera. Quindi quei fondi vanno utilizzati, ma vanno utilizzati per la formazione delle persone, perché a quello sono dedicati. E poi in Europa comunque una riflessione sul sostegno in tutti i paesi per i cittadini in stato di bisogno si sta facendo anche grazie a quello che stiamo facendo in Europa. Alla fine, altro argomento, quello del contratto di governo. Certo che nel contratto di governo il reddito c'è e dalle parole di Calvano sembra quasi, ma non ce la farete mai. Ma io spero che invece, come qui noi abbiamo detto,
questa norma non è quello che vogliamo noi, ma almeno qualcosa porta avanti, e quindi o con l'astensione o con il sostegno o con gli emendamenti abbiamo cercato di dire non è quello che vogliamo, ma noi speriamo che funzioni. Ci siamo lamentati del fatto che comunque anche qui è stata approvata in ritardo e ci sono stati dei ritardi, non so se è colpa di IMSS, non so se è colpa dei nostri uffici, però i ritardi ci sono stati. Ecco, io, a me dispiace sentire i toni di clamore che dicono ma tanto non ce la farete mai, come dire vi auguro di fallire. Io spero che anche a livello parlamentare questo augurio non ci sia, perché io penso che su questa cosa, al di là delle differenze di vedute, quindi del fatto che, come dicono i colleghi della Lega, bisogna stare attenti che non diventi un sostegno e un invito magari ad aumentare e il tema dell'immigrazione e ad aumentare la frattura sociale che c'è fra il fatto che si dice ma io sono italiano e lui è arrivato dopo e quindi come dobbiamo distribuire questi fondi? Al di là delle differenze di vedute e di come poi si declinerà per evitare anche alcune storture, io penso che dobbiamo decidere insieme che dobbiamo andare in quella direzione. E io rivendico, al di là di dire siamo stati prima noi, siete stati prima voi, che questa rivoluzione culturale deriva anche dall'innovazione che certi movimenti hanno portato. E chi si dispiaceva che non c'è stata un'alleanza, un accordo Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, mi pare fosse Taruffi, ma io non penso che sia quello il problema. Il problema è che oggi ci sono due forze che hanno ricevuto un mandato di un cambiamento. Quel cambiamento io spero che i nostri parlamentari lo sapranno declinare e spero che su questi temi non ci sia poi invece una opposizione, diciamo, e un mettersi di traverso e un augurarsi che non funziona. Perché io mi auguro che questo provvedimento, mettendo dentro alcuni aggiustamenti che contenevano, che sistemano le storture che c'erano all'inizio, io mi auguro che funzioni in attesa che al più presto possibile si sviluppi quello che sarà il reddito di cittadinanza, che andrà deciso tutti insieme come andrà declinato, ma che spero funzioni, perché è uno di quegli strumenti, assieme ad altri, che andranno ripensati, proprio perché il lavoro di qui a 20 anni non sappiamo che cosa sarà e quanto ce ne sarà per tutti. Io qui ricordo anche, cioè, il progetto di legge del professor Leva, che immagino una soluzione, non so se sarà quella la soluzione di lavorare meno, sarà quella di pensare, magari qualcun altro pensa di tassare il robot invece che di tassare il lavoro umano. Ci saranno dei ragionamenti che tutti insieme dovremo fare e che io spero si attuino in maniera più veloce possibile, non dicendo secondo me non ce la farete. Grazie.